Il Museo Bagatti Valsecchi apre le porte del Salone d'Onore nella storica residenza di Via Gesù a Milano per stasera al museo. Eventi di musica e teatro nel segno delle donne. Protagoniste figure femminili con le loro storie interpretate da attrici che si raccontano. Entrare in questo posto è magico, è magico. Io sono emozionata tutte le volte che entro qui nel museo, le sale sono bellissime. Quello che mi ha colpito è il pianoforte, c'è un pianoforte, io vorrei tanto suonare un pianoforte bellissimo che poi viene usato anche come mobile, come credenza, dice nell'etichetta. 1885 questo pianoforte. E poi i soffitti belli, e poi il letto a baldacchino, bellissimo! Per noi attori recitare Shakespeare è proprio il non plus ultra, è il massimo per la nostra arte. E qui, nel museo, a me viene voglia di recitare Shakespeare, proprio Shakespeare, perché è pieno di anima, è bellissimo. Essere donna e essere attrice in questo momento storico di continuo cambiamento. Sava Sandia. È così difficile per noi donne conquistarci un posto, ma in qualsiasi ambiente, in teatro anche. E poi è difficile perché devi sempre dimostrare molto di più di un uomo e vieni anche pagata la metà. E poi mi occupo di tutto quello, cioè quando mi capita, insomma bisogna fare teatro anche nel sociale, nel museo, ma anche nel sociale, perché il teatro va portato dovunque, dal museo alla strada, per tutti. È utile.